Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui, ore 16, come ogni giorno, per parlare insieme di carte Pokémon. Come vi ho anticipato ieri, come avrete visto dalla copertina di oggi, oggi voglio parlarvi di alcuni indizi che ho osservato, che ho ascoltato in questi giorni, che mi fanno presagire che secondo me nei prossimi mesi assisteremo a un nuovo picco del mercato Pokémon. Sono indizi che magari, presi singolarmente, potrebbero essere anche trascurati, ma messi tutti insieme mi danno questa idea e quindi mi faceva piacere condividere con voi questo e ovviamente sentire anche poi nei commenti il vostro parere. Prima di continuare però ragazzi, come sempre, lo sapete, se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando fate clic su iscriviti, circa il 40% di voi non è ancora iscritto al canale nonostante veda i miei video, quindi davvero ragazzi è gratis, ci vuole un secondo, mi raccomando lasciate anche un like se vi va e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede qui su questo canale, che siano video, che siano live. Poi, collaboro con The Poke Hunter Store, ormai è un negozio che avete imparato a conoscere tutti, per quanto sia fornito e anche per quanto sia affidabile. Mi raccomando, se utilizzate il codice PROFETA3 avrete il 3% di sconto su The Poke Hunter Store. Ci trovate veramente di tutto, dagli accessori per le carte, ai prodotti sigillati, alle bustine, fino ad arrivare a tutto quello che si può spacchettare: lingua inglese, giapponese, italiana, box, ETB, mini tin, collezioni varie, prevendite. Ovviamente ci sono già le prevendite di Evolving Skies, quindi dateci un'occhiata, perché davvero, ragazzi, merita, merita molto. Ok. Quali sono questi 5 indizi che mi fanno pensare che altro che bolla che scoppia, ma il meglio o il peggio, a seconda dei punti di vista, deve ancora venire? Prima cosa, può sembrare una banalità. Non so se l'altra sera avete visto la partita degli europei tra Italia e Belgio. Se avete notato, alla fine della partita, sulla Rai parlo, c'è stata una pubblicità. Allora, voi dovete capire che la Rai, ovviamente la televisione di Stato, ma diciamo comprare uno spazio pubblicitario nel periodo in cui viene trasmessa la partita dell'Italia contro il Belgio agli europei in un paese che sostanzialmente vive di pallone tutto l'anno e soprattutto in questo momento segue tantissimo la nazionale di Mancini, costa davvero tanto. Quindi non è che quegli spazi pubblicitari la Rai li venda a 2 euro, no? Ecco, se voi avete notato, alla fine della partita c'è stata una pubblicità di Pokémon Go. È una banalità, sicuramente, però il fatto che Pokémon si vada a inserire in un periodo televisivo che sicuramente degli ultimi mesi è il più seguito, perché quella partita lì l'avranno vista chissà quante persone in Italia, beh, non è una cosa da sottovalutare. Sappiamo che il ruolo della pubblicità, soprattutto nella società moderna, è fondamentale e quindi magari quella pubblicità messa in quel momento alla fine della partita, qualche effetto lo potrebbe aver avuto su persone che magari o ignorano Pokémon o magari conoscono Pokémon, ma se ne erano tra virgolette dimenticati e in più dimostra la capacità economica e anche la capacità di liquidità che ha in questo momento Pokémon, perché altrimenti non vai a comprare uno spazio pubblicitario di quel tipo dopo la partita di Italia-Belgio. Ma questo, preso singolarmente, potrebbe essere una cosa abbastanza da trascurare. E allora vi dico la seconda. Io non so se lo sapete, ho un altro canale qui su YouTube che parla di fantacalcio, si chiama Il Profeta. Se vi interessa, dateci un'occhiata ed eventualmente iscrivetevi anche lì. Seguo ogni giorno una radio, che è una radio che apprezzo molto perché parla solamente di sport, si chiama Radio Sportiva. Quando sono in macchina io la sento, quindi diciamo che ogni giorno almeno un'oretta di questa radio ascolto quello che dicono, no? Bene, è da circa 4-5 giorni che in quel poco che sento, perché parlo di un'ora, ma un'ora spezzettata, per almeno 3-4 volte passano la pubblicità delle bustine di Pokémon di Regno Glaciale.
Avete capito bene? Cioè, c'è una pubblicità su Radio Sportiva, che è una radio che vi posso assicurare che, soprattutto in un pubblico maschile dai 18 ai 40-45 anni circa, è molto seguita. Passano una pubblicità dove dicono: sei pronto alla scoperta di un nuovo regno? Poi, ovviamente, si parla di regno glaciale. E dicono: puoi trovare le bustine in edicola di regno glaciale. Fanno una piccola presentazione di regno glaciale e dicono appunto che ci sono disponibili queste bustine, che ogni bustina ha delle carte diverse dalle altre. Insomma, vabbè, una pubblicità proprio per chi non sa neanche cos'è Pokémon, probabilmente. Però, intanto, Pokémon va a comprare anche una pubblicità alla radio e cerca di andare a colpire come tipo di pubblico il pubblico maschile dai 18 ai 40. Ok? Non è un caso. È la prima volta che io sento la pubblicità, ma neanche del gioco di Pokémon, ok? Perché la pubblicità non è del gioco. Infatti, io la prima volta che l'ho sentita pensavo parlasse del gioco, di quello dell'ultimo Spada e Scudo. Invece no. Proprio poi specifica, vai in edicola, nei negozi troverai le bustine di regno glaciale. Quindi è la prima volta che io sento la pubblicità delle carte Pokémon in radio, ok? E questo è un secondo indizio. Terzo indizio, spostiamoci dall'altra parte del mondo. Siamo in America, perché credo che sia un sito americano, se non sbaglio, o inglese, penso americano. Pokevitch, un sito che abbiamo imparato a conoscere in questi anni tutti. Se io ho bisogno di sapere le news su Pokémon, solitamente vado proprio su Pokebeach. Nei giorni scorsi, non so se avete seguito la vicenda, Pokebeach è stato hackerato. È stato hackerato totalmente, tutti i dati sono stati rubati, non i dati delle persone singole, ma proprio i dati del sito, oltre 18 anni di database, e c'era appunto il creatore, quello che gestisce Pokebeach, che era molto triste, no? di quello che è successo. Insomma, tanto lavoro in questi anni, eccetera, eccetera. Al momento Pokebeach funziona regolarmente, anzi, hanno detto che loro comunque avevano intenzione di cambiare il layout, quindi è stato un modo per accelerare il processo di cambiamento di questo sito. Infatti, se ora andate su Pokebeach troverete il sito diverso. E infatti sono riusciti comunque a restare sempre online, a pubblicare notizie, però ovviamente tanti dati sono stati rubati. Che cosa c'entra con il nostro discorso? Che lo stesso creatore di Pokebeach dice che un attacco di questo tipo a livello di hackeraggio non può essere stato fatto da una persona singola, ma si tratta proprio di più persone che si sono messe lì a tavolino, coordinate, e hanno deciso di hackerare un sito del genere. E lui stesso dice che probabilmente un attacco del genere è dovuto al grande successo che hanno avuto loro in primis in questo periodo, negli ultimi anni, a livello di visite, di pubblicità. Ovviamente più un sito ha visitatori e più guadagni anche di pubblicità. Ed è anche una conseguenza diretta, ovviamente, del grande successo, della grande crescita del mercato Pokémon negli ultimi anni. Questo per dire che se una società, se un gruppo di hacker si mette a tavolino per andare ad attaccare non il sito di una banca, il sito di un governo, ma il sito di un sito che pubblica esclusivamente notizie relative alle carte Pokémon e più in generale a Pokémon, beh, vuol dire che allora Pokémon sta iniziando davvero a diventare un qualcosa che va oltre il mero collezionismo o il mero videogioco. Si sta parlando di qualcosa che attira l'attenzione anche di persone esterne, in questo caso criminali, ma più in generale persone esterne. E qua mi collego con il quarto punto di cui vi volevo parlare. Non so se avete notato, ma sia su YouTube sia su Twitch, sempre più streamer, e non sto parlando di streamer che fanno di Pokémon, tra virgolette, il loro core business. Parlo di streamer che sono dei gamers, che magari fanno dei talk, dei podcast, che ultimamente hanno iniziato a sbustare anche Pokémon. Perché? Perché ovviamente si sono accorti che comunque Pokémon tira e che magari facendo un'ora di spacchettamento
possono fare molte più visualizzazioni e magari possono anche andare ad abbracciare un pubblico nuovo che non hanno ancora sul loro canale. Ecco, il fatto che appunto streamer di successo, che non è che abbiano bisogno di fare numeri o abbiano bisogno di entrate ulteriori, inizi anche sporadicamente, non dico a parlare di Pokémon, ma a spacchettare Pokémon. Vi dimostra come comunque il fenomeno Pokémon sia veramente lontano da una fine. A me fanno sorridere a volte quando certi commenti, soprattutto su Facebook, di persone che dicono basta, ho venduto tutto perché ormai Pokémon è morto, Pokémon sta morendo, e poi magari vai a vedere e dicono così semplicemente perché o magari non riescono a stare più dietro alle loro collezioni o perché magari, non lo so, magari si stanno dedicando ad altre cose e non vogliono passare per quelli che, diciamo, hanno fatto la scelta sbagliata, ok? Perché negli anni precedenti tante persone hanno scommesso contro Pokémon e fino ad oggi hanno perso tutte. Il quinto indizio, diciamo, di cui mi faceva piacere parlarvi è un dato. Io in questi giorni sto girando abbastanza per le edicole e sto magari prendendo così qua e là qualche bustina sporadica di Regno Glaciale. Ovviamente il prezzo è 6 euro, quindi non è che ne stia comprando tante, siccome ho già aperto diversi box e qualche ETB, però magari una decina di bustine così a settimana le sto comprando. E mi accorgo che tante edicole hanno ancora le bustine a 5 euro di, non so, Guardiani Nascenti, Ombre Infuocate, a volte anche Gioco di Squadra, Tempesta Astrale, eccetera, eccetera. Ma hanno esaurito quelle da 6 euro di Regno Glaciale. E se vi ricordate, quando era uscita la notizia dell'aumento di prezzo di Regno Glaciale, molti dicevano: cavolo, adesso le bustine in edicola non le compra più nessuno. Io non so se queste bustine acquistate in edicola siano state acquistate per lo più da bambini o da collezionisti un po' più grandi. Questo io non lo posso sapere. Ma sicuramente quello che vedo, almeno qui a Genova, ma probabilmente anche magari in giro per l'Italia, è che comunque la domanda per Pokémon non è scesa. È un po' quello che io avevo pronosticato, cioè, ok, questo aumento sicuramente della bustina, di 1 euro bustina, magari ne fa comprare meno. Io stesso sto comprando meno bustine di prima in edicola, ma sui grandi numeri, sul grande pubblico, alla fine questo aumento oggettivamente non si sente, perché queste bustine dovrebbero essere mandate via intorno a metà luglio. Sapete che poi, quando le edicole hanno ancora dei prodotti, devono fare il reso, in questo caso la Gedis, intorno a metà luglio. Siamo a inizio di luglio, i primi giorni di luglio, e tante edicole le hanno già esaurite. E vi posso assicurare che un'edicola almeno una ventina di pacchetti li ha. Quindi, se nel giro di 10 giorni, 12 giorni, in periodo ancora comunque di un po' di pandemia, no? Perché è vero, il paese sta ripartendo, ma non è che, ok, beh, tu riesci a vendere tutte quelle bustine a 6 euro l'uno, ragazzi, vuol dire che comunque la richiesta c'è. Quindi, insomma, io tutte queste cose mi fanno pensare che a breve, dopo l'estate, ci sarà un ulteriore picco di mercato. Non mi aspetto che sia a luglio, non mi aspetto che sia ad agosto. Secondo me arriverà in concomitanza con il 25esimo, con ottobre, e secondo me il mese di ottobre sarà un ottimo mese per vendere in generale e un bruttissimo mese per comprare. Mi sono fatto questa idea. E anche novembre e dicembre, secondo me, saranno dei mesi in cui il mercato sarà bello bello alto a livello di prezzi, perché poi c'è Natale. Sicuramente le persone poi vorranno recuperare il set del 27 agosto, Evolving Skies. Quindi, secondo me, diciamo che se dovete comprare delle carte singole, parere personale, approfittatene ora che è luglio e anche agosto. Perché poi, secondo me, da inizio settembre e poi soprattutto ottobre, novembre e anche dicembre, secondo me i prezzi saranno belli belli alti. Domani, vi anticipo già di cosa andiamo a parlare, vi dirò i 10 errori, ovviamente è una mia idea, quindi poi prendeteli con le pinze, 10 errori che secondo me in generale state facendo, cioè non voi in particolare che guardate il video, però più in generale dalle domande che a volte mi fate,
dalle cose che a volte leggo sui forum, dalle cose che a volte leggo nei commenti, 10 errori, chiamiamoli così, che secondo me, 10 errori di valutazione, ecco, che secondo me alcune persone stanno facendo in questo periodo. Ovviamente, ripeto, è un parere personale, quindi magari non sarete d'accordo, però insomma, domani vi andrò a parlare di questo. Ragazzi, è stato un piacere come sempre, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi va, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità di questo canale, che siano video, che siano live, io vi ringrazio, come sempre è stato un piacere e vi do appuntamento a domani, ore 16. Grazie mille e vi ricordo che se volete scrivermi potete trovarmi su Instagram, Profeta Pokémon, Facebook, gruppo Il Profeta dei Pokémon, oppure seguirmi anche sulla piattaforma Viola, mi trovate come Il Profeta Twitch. Grazie mille. Ciao a tutti e a domani. Ciao!